Ma così cosa? Così cosa? Ma un cazzo di meme! Quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, dove ci eravamo lasciati? Allora, si entra nel vivo perché stanno finendo i viaggi di nozze e si va a convivere. Quindi da oggi si inizia a litigare, credo. Come tutti gli anni. Allora, io qua lo dico già adesso e non lo nego. Okay. L'unica coppia che sopravviverà sarà quella dei romani. Le altre due si scioglieranno. Una volta l'anno si scioglieranno. I siciliani e già tanto se parleranno da qui fino alla fine. E l'altra coppia che non mi ricordo neanche chi sono. Clara e Palladio. Come si chiama? Claudio? Fabio. Palladio. Perché Palladio? Ma che ne so. Eccole qua. Le valli. La bocca. Le vacche. Avranno la possibilità di confrontarsi davanti a una tavola. Lei viene di Mosca. Oggi comunque diventa un pochino strana. Non c'è solo qualcosa. Oh, si sono sposati da tre giorni e lei tre giorni è incazzata. Non ha parlato. Non lo so. Veramente. Sì, però ascolta, lei dovrebbe anche essere onesta con lui. Sei tu che non mi piace. Non mi fa impazzire e per questo c'ho questo blocco qua. Niente, silenzio. Si parlano. Ascolta, caro Matt, sì. Ma se io l'ultima puntata nella finale di Love Games mi procurassi un esperto che ascolta i miei speed date e mi consiglia. Chi è, Rompietti? No, quattrini voglio. Oh! Ovviamente sto scherzo. Cioè, se io riuscissi a arrivare a quattrini, potrei portarmelo come esperto che ascolta gli speed date e da un punto. Perché, conoscendo le sue doti di grandissimo esperto, quello che lui consiglia, facendo l'opposto, potrei trovare l'amore della mia vita. Ah, ecco. Sola. Sola completamente? Mm-hmm. Raga, portatemi in un posto così. Sì, però con altre persone che parlino, però. Ma non per forza. Cioè, le persone sono sopravvalutate. Io posso fare. Mi dispiace perché so che non posso fare niente. E disperazione. Ma che cos'ha questa donna? Questo è cinema francese. Mi piace. Il cinema della tristezza, della depressione. Sì. Il cinema francese è quello. È il cinema dell'amore. Povero Salvo, a me fa tenerezza però adesso. Salvatore e Santa. Niente. No? Fabio. Fa tenerezza. Clara, sempre più vicino. Ti sei bruciato? Sì. Ah, ok. Attenzione. Occhio! Ah! Ci sta riuscendo molto bene mettermi a mio agio. Ma io mi addormento però con questa flemma che c'ha lei mentre parla. Ah, mi rivai la fede, scusa. Ah, è vero. Subito te ne sei accorta, è importante, eh? Io non capisco lui. Non capisco. Sembra una bella coppia. Anche a me. Ma lui mi sa sempre. C'è qualcosa che puzza. C'è qualcosa dietro l'angolo, no, capito? Mi sa di uno che c'è. La tisana. No, lì. Altra uscita in mare per Francesco, che oggi però deve fare i conti con una Martina che si è svegliata male. Eccola. Si è svegliata comunque con un gran panaro. Figurati, non avevamo dubbi. No? Io sono sempre d'accordo sul panaro. Magari conoscendoti poi usciranno delle Madonna, partite, con che forza. Però domani magari poi scopro delle cose che forse non mi possono. Ma non lo so. Il ragionamento di lei ci sta, sì. Perché è normale avere delle paure così. Però non puoi, minchia, mentalmente già pensare che tra due giorni scopro qualcosa di te che non mi piace. Devi godertela per quello che è adesso. Basta poco e sanno come andare oltre le difficoltà. No, è lì che gli fa sentire il Il timone. L'ancora. Quando parla sembra più dura di tutto quello che poi alla fine facciamo durante il giorno. È più quello che dice quello che in realtà fa. È vero. Saranno dei piccoli gesti da parte di Martina. Gesti che lui può percepire. Gesti di vicinanza. Abbiamo visto passare un gesto che non era. Non è da sottovalutare. Che carini che sono, mi piacciono tanto. Come me. Sicuramente sarà la coppia che ci farà rimanere male quest'anno. No, faccio un carino. Ma ogni anno c'è. No, voglio. Guardate le ultime due edizioni, è sempre non così. Non ci credo. Tornano a parlare di convivenza. Ecco. E si dovrebbe portare il gatto più il cane. Cioè, nel senso, piano piano. Vieni tu, conviviamo 1-2 mesi. E poi dopo porti anche gli animali, cioè nel senso. Ciao ma. Vedi a mamma. Sì, ti vedo, mettila. Eccola, la mamma più fantastica del mondo. Come state, mamma? State bene? Fantastica. Sì. Come state, mamma? Come vai con Martina? Dal cane. È il cane più bello di sempre.
Senti, mamma, ma aspetta, che ci stanno i fettuccini e i ravioli con ricotta e spinaci. Eccola, stavo aspettando. Grandissima. Piano piano sto muro l'ha un po' sgretolato, però... In vacanza è tutto bello, bene, vero, tutti felici. E vedremo, vedremo, ora si torna alla normalità. Sì, in due giorni mi sono successe tante cose belle, ma è come se non le vedessi. Questo è cinema francese. Si sta creando dei problemi dove non ci sono per adesso. Ma lei li risolve parlando, cioè dicendolo lei, sì. Cioè lo sta risolvendo. È concettuale, è un truffo, ma con delle venature alla... Ma chi? Non mi viene in mente qualcun altro. Con lui sto bene e mi fa paura. Se fosse un film francese, vero? Oh, adesso lei si alza, si gira, no, si butta. Si butta. Cinema francese. Buttandosi di sotto, si butta in una nuova realtà, in una nuova vita. Titoli di coda. Finito. Capolavoro. Bello. César. E niente, piange. Si è buttata? Dov'è? Quando arriviamo in Alabaida, cosa vuoi fare? Non lo so, lei continua a dire non lo so. Vabbè, però tu match. Che ansia! Tu match, cioè proprio che non parli, no. E niente, chiusa riccio proprio. Vorrei che venga fatta così questa cosa. Io mi impegno perché venga fatta la cosa. Da parte tua questo non c'è stato, assolutamente. Sto male io, giustamente, perché stare una giornata di me con la cosa. Che cosa ho fatto? Poverino, gli regalerei veramente un pacco regalo. No. Però poverino, cavolo, che agonia, ma come fai? Lui non può né parlare, né discutere, né... Non può fare niente. Non arrivare a capire che palesemente a lei non piace lui. Cioè lui adesso sta male perché non capisce cosa fa. No, lui sta male perché si è... Chissà quanto... Tanto chissà, ma uno vorrebbe anche sentirselo. Chissà dire, quanto magari ci mette una persona a decidere di fare un passo del genere. Una volta che ti decidi, vai a farlo e ti ritrovi davanti a te un cazzo di muro che non ti vuole neanche parlare e ti girano i coglioni. Mia. C'è anche il fatto di stare in silenzio. No, vabbè. Dai, lei dà ma fastidio. Dai, raga. Occhio. Così. Ma così cosa? Così cosa? Ma un cazzo di meme! Ma c'ha ragione! Ma cosa? Così cosa? Cosa vuol dire? Così? Così da cosa? Cioè, di solito... Cosa? Allora, quando uno di solito fa... È così... Prima... Ha detto qualcosa! Ma se tu stai zitta e poi fai... È così! È così cosa? No. Ha fatto... Ma che soggetto! Ha fatto... Così! Ma cosa? Dici qualcosa! Santa! Santa pazienza! Sì, Madonna! Santa continua a chiedere tempo a Salvatore. Ma non ha chiesto neanche quello! Non ha chiesto tempo! Non parla, Quattrini, non parla! Almeno... L'ultima cosa che ha detto, mi si sono rotti gli occhiali! Ma neanche a gesti! Si girasse e facesse così! Madonna. Uno capirebbe che sta chiedendo tempo, ma questa non parla, non fa gesti. Sì, secondo me Santa ha una... Come quando va in guerra e torna, come si chiama? Post-traumatico. È un stress post-traumatico. Dagli occhiali, sì, dice. Mi impegnerò. Cioè, cosa ha detto? Ha parlato. Rischia comunque di rimandare le mie... Tra cui... Quattrini comunque ha fatto... Tranquini è il rapper e Quattrini da trapper. Tranquini. Non propositivi o comunque non positivi. Albo Serasi. Mi impegnerò. E niente! Ma vabbè! Quando parla lei! No, l'ho capito. Mi impegnerò. Io spero che sia così. Madonna, è proprio distrutto lui. Io pensavo non si potesse fare di più di rompietti. Invece sì. Questo è da corso de ballo, eh. È fatto proprio un corso, balla così. Portiamo in un posto a fare un aperitivo incredibile. L'aperitivo. Aio, Purcetu! Ci porterà in cima a circa 1400 metri, nella vetta del Supramonte. Guarda lei. Ho paura, Adesso rimango. Ti preoccupa. Così, sul crinale. Ma lei lo sta facendo apposta? Sì, è proprio così. Sì. Inizia la salita veramente quella ripida e mettiamo le marce ridotte. Minchia, c'ha la marcia ridotta. Sto male, alla sale. E poi è quell'attimo che tu ti giri,
hai visto quel panorama e tutto passa. Adesso cala il buio. Oh, veramente no, no! Fabio e Clara si preparano per una cena elegante nel loro castello abruzzese. Beh, è loro male. Castello? Sì, sì, l'hanno appena preso. Ah. Fabio torna sulla convivenza e sulla imminente vacanza da scapolone. Ecco. Però tu comunque torni dalla tua famiglia, quindi è impossibile che ti mancheranno più i genitori. Ma cosa vuole sentirsi dire? Boh, io non lo capisco perché continua a parlare di questa cosa comunque facendo uscite così. Cioè, parlarne seriamente non ne è ancora parlato. A me sembra il classico che ha bisogno di sentirsi dire sì mi mancherà. Quando hai 16 anni. Sì, quando hai 16 anni che è la tua prima ragazza. E quando è così è perché sei stra insicuro. E Fabio cerca di tranquillizzarla. Prendo, me ne vado e tu mi manchi, io ti manco, così la tranquillizza. Ma che cazzo stai di nada? Perché una personalità complessa, solipsistica, quella di Fabio, omiglia la ragazza. Cosa c'ha l'apsoriasi? Solipsistica! Ha l'apsoriasi. Solipsistica. A solipsistica credo che voglia dire una personalità fondata solo sull'io. Alexa, cosa vuol dire solipsistica? Solipsista significa chi aderisce al solipsismo. Per altri significati, chiedimi altre definizioni. Ma vai a casa, non servi a un cazzo. Soggettivismo, individualismo esasperato per cui ogni interesse è accentrato su di sé e tutto il resto è quello dell'io. Poi l'altra oggettiva che non rientra nella propria sfera di interessi viene decisamente ignorato. Guarda cosa ci sono. Beh, le pere. Quindi com'è che mi chiamo di cognome? Le pere. Tanta come te l'hai richiesto. Attenzione. Cos'è? È un percorso. A chi? I due. No, vabbè. Io non vedo l'ora di salire su e. Ma almeno se cade di sotto parlo. Oh! Attento, i moschettoni! Certo, mancava una parte più importante. È rimasto attaccato! Si è lanciato col moschettone attaccato! Io rido, ma sarei praticamente uguale. No! No, vabbè, lui torna indietro. Forse ho capito. Lui ha forse il problema che aveva un po' rompietti. Non trasuda mascolinità. Da tutti i pori. Quella che vorrebbe. Lei. Trasuda e basta. Una gita in canoa per Francesco e Martina. Con grandi risate. Perché lo vedi che succede? Se io pure metto i remi qua, niente, non andiamo da nessuna parte. Però se io remo tanto e tu mi dai poco. Che poeta. Madonna, ha fatto la metafora sulla relazione. Metafora. È come se quello del matrimonio non fosse quello da adesso. Cioè non lo riconosco. Chi beh, è normale, sì, che cosa vorrei diventare io per sé? Come si comporta con lui quando sono insieme è una cosa. Poi vai a confessionale e rovina tutto. Rovina tutto. Spero alla fine di st'avventura di poterti dire che mi sono innamorata. Beh, si vedrà poi cosa fare. Adesso goditela. Inizia a lasciarti andare. Comunque lei è riuscita a parlare questa cosa, a lasciarsi andare solo perché aveva lui alle spalle, concettuale, capito? L'hanno messa in testa alla canoa perché così lei può aprirsi verso il mondo e avere i problemi alle spalle. È un cinema da Sundance Fest. Forse inizio 900 addirittura. Adesso affondo. Il colore che preferite, poi o schizzate usando questo, facendo così, guarda. Sì, possono schizzare sulle tazze, che bello! Io scrivo la frase del regalo. Ti si apre il cuore, si cosa apre... accade? Okay, il puntinismo lì. Si guarisce. Puntinismo. E torniamo comunque a Francesco. Torniamo sempre comunque a Francesco. Cioè, è un giro che comunque... Questo è un canale culturale. Non è solo intrattenimento e risate, esatto. È anche cultura. I nostri amici a casa in questo momento vogliono capire che questo è comunque il cerchio della vita. Poi lei se ne è uscita con questa frase, magari fra 10 anni faremo colazione con le stesse tazze. Io ci voglio credere. Non capisco. Degli elementi anche di resistenza in questo, attraverso quelle che sono comunque i litigi o sciocche incomprensioni. Ma non aspetto il litigio. Ma sai cosa è? Dispiace perché ci starebbero bene insieme. Io avrei una bella sorpresa per te stasera. Fidare di me. Ti devo bendare. Fa bene lui. Cosa? No, che mi pare di ricordare che ho visto un film che iniziava così, solo che poi finiva. No. Era molto rumoroso, a un certo punto cioè parlavano parecchio. No. C'erano dei suoni quello, strani. Io so anche dove l'hai visto, era un po' un cinema, no. Sì, era un po' un cinema ungherese. No. Quando, di sì, era dell'essere, da quando un tale Rocco ha aperto, no! Ha aperto la sua accademia lì. Tanto siamo arrivati ormai. Dove l'ha portato sul dirupo e fa così? Quest'ultima notte dormiamo sulla casa nell'albero, guarda.
come quella dei cartoni animati che canti sempre le canzoni tu. Lui comunque con la sua spiegazione è riuscito a rovinare il momento. Molto molto come bravo. Come quando tu guardi i cartoni tu quella volta le sigle. Fosse stato zitto e avesse fatto solo così sarebbe stato molto più emozionante. Un entasmo quello di Santa destinato a durare molto poco. Ma come? No, vabbè, dai. Vabbè, ma ho voglia di andare a casa, mettermi in letto e piangere. Per colpa di loro due. Io voglio prendere un cuscino e urlare fortissimo. Appena finiamo, ti giuro, io arrivo a casa e mi metto a piangere. Se n'è andato. Sappiamo, mamma. Anche in certezza. Ma come fai a non caderti l'occhio libero? Ma è illegale. È scultore. È meraviglioso. Un pochino sì. Si sta lesionando lei con quelle unghie. Cosa fa? Uno vive a Roma Sud e uno vive a Roma Nord. Io vengo verso di te. Oh. Tu dici vabbè Roma. Il cazzo mica da Da Roma Sud cambia Roma la vita tutto, sì. Vengo dove vuoi che andiamo. Lui dice cazzo già lei è piena di muri. Faccio già sto passo io. Lo conosco. So com'è, l'ho vissuto fino adesso. Quindi vado un po' più serena. Vado oh. Vabbè, lui ha dovuto fare di tutto per farla arrivare a... Aspetta, tu dici che ci potrebbe essere quella punta di cinema colombiano. Ma perché? Non è cinema colombiano, ma è un cinema metafisico del cambiamento. Attenzione perché potrebbero ribaltarsi clamorosamente le cose. Cioè lui si rompe il cazzo e lei si prende tantissimo. Occhio! Come noi due. Esattamente. Noia. No, vabbè, però dopo seccatello non te voglio. È in salame, come dico sempre, in salame. Salamone. C'ha salamone lui. Non lo so, non ho sentito, sì. Ti sei rotto il cazzo di me? Mi hai stufato. Tu non hai fatto niente. Non hai fatto nessun passo. Non bacio. Niente. Questa, vedi, però questa è l'onestà che viene apprezzata in un uomo. Non è facile essere così onesti. E di solito è una cosa che non si trova in tutte le persone. Onestà. Ti chiedo del tempo, ti chiedo dello spazio, ti chiedo un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza? Ma sono tre giorni che non parli, zia, ma stai bene. Ma poi cosa vuol dire? Ti chiedo del tempo, ti chiedo non mi pare. Cioè, quando cazzo ci conosciamo? Non sono molto nervosa. Io la pazienza è tutto lo... Madonna mia, adesso gli ficca la forchetta nell'occhio. Guarda! Lei perché è nervosa? È questo che non riesco... Sì. Perché gli... Te lo devo dire in malo modo? No, l'ho capito. Ma non giustifica il fatto che sia così nervosa. Questione di educazione. Così! Non ho detto l'altra volta un minimo... Dal tuo lato vorrei anche vederlo. Ci sto provando. Ci sta palesemente provando. Ma lo stiamo notando. Ci sta palesemente provando. Stai notando che beh, ci sta. Sì. Santa ha due priorità nella vita: il cellulare e il dormire. Mazza. Quello che noi abbiamo visto, quindi alzo le mani, solo quello che abbiamo visto, è vero. Per me dormire è importantissimo. Tanto che comunque oggi non è che mi si sentita molto bene perché ero molto stanca. Stai piangendo perché ti ha toccato, zia. Quindi c'ha ragione. Per tutta la notte più volte che io stavo male che... Fosse stato un altro contesto, io me ne sarei andata. Sceso le scale, aperto la porta, avrei dormito pure tentavolo fuori. Ma cosa vuol dire? Ma lui sta male, tu prendi e te ne vai. Allora, sapete una cosa? Non pensavo mai di dirlo. Sto rivalutando quella che stava con Fulvio. Sì, Patrizia. No, 100 volte. Ok, hai ragione, scusami, durante la notte si deve dormire, bisogna riposare. Però di giorno mi parli, porca di quella puttana. Se tu non mi parli di giorno, cioè... Ho fatto per molte ore finta di dormire e ignorarmi. Questa cosa che hai detto è grave. Erano le 3 del mattino e io stavo dormendo, non riuscivo neanche a tenere gli occhi aperti, a parlare. Non ci riesce quando c'ho gli occhi aperti ed è giorno, pure. Traumatica nel senso di un trauma, però mi ha toccata quello che è successo ieri. Ma ha fatto il turno di fritta, ti sta dando la colpa a lui. Ma cosa è successo? Che lui stava male ieri notte. No, cioè lui ha colpa perché è stato male. No, ma insomma, cioè... No, lui sta male. Questi se ne devono andare ognuno a casa propria. Ma, ma perché? Ah, perché questi? Cosa sta facendo il povero Salvo? Vuoi che Salvo stia con uno così? No. Ah, vuoi salvare Salvo? Salvo non è ancora salvato, quindi meglio salviamo Salvo. Salviamo Salvo. Team Salvo. Scrivetelo nei commenti. Ma prima di iniziare la convivenza, i 3 esperti di matrimonio a prima vista hanno deciso di incontrare le 3 coppie per un workshop. È in questo bella delicato questa momento cosa, di passaggio che guardando servono adeguati il successore delle ultime stagioni hanno detto proviamo a mettere un workshop in mezzo che magari ne salviamo qualche coppia durante il percorso. È stato fondamentale organizzare un workshop perché ci siamo resi conto che i ragazzi il povero Salvo continuerà a girare in quella cosa subito. Per sempre.
si sente più al sicuro lì che stare con lei. Annotare su un foglio pregi, difetti e impressioni avute finora dai rispettivi partner. Bello, mi piacciono. Ora il workshop. Santa e Salvatore li percepisco distanti, in qualche modo iniziare, no? un cammino. Cammino verso casa. Ognuno ha la sua. Una piacevole sorpresa proprio, come ho detto anche a lui ieri. Non pensavo, non mi immaginavo così proprio. Ma bisogna mettergli un po' di olio nelle corde vocali a Clara. Sì, ha bisogno di qualche scannata, svelare a Fabio e Clara. Per malosina, giocherellona, dolcissima, romantica, pazza. Pazzarella! Romantico, occhi sinceri, giocherellone, sensibile, simpatico, solare, premuroso. Verso la sua vacanza, premuroso verso... Era finita l'inchiostro, era finito. Sennò volevo scrivere tantissime cose belle, ma erano finiti tutti. Diamo lui ne ha scritto solo tre. Che cazzo deve scrivere? Gli ha parlato... Siete proprio uomini, che ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ha scritto lui. Ma perché tutti scrivete poco? Per tutta la vacanza gli ha parlato di tutto. Che cazzo, adesso per tre posti ti deve rompere le palle lei? Sì. Ma tu hai scritto quello di rompivalle? Sì. Ha scritto rompivalle, però ha scritto con un cuore e con la freccia. Ah, con la freccia. Ma come cazzo scrive? Rompipazze. Rompipazze. Ma lei a me sembra un pigreco. Non capisco se trovo tutte le scuse per non essere alla fine felice, perché poi so che potrei soffrire. Mi spaventa pensare di perderlo in questo momento. Dai! Lei è molto tenerona, Tutto rosso. È già andata, lei è partita completamente. Tu sei un po' giù, Santa, oggi, Ti vedo, però... Ecco! Da posto. Quello che vedo davanti a me è un risultato pessimo. Forse è il nostro errore più grande da quando facciamo questo programma, ragazzi. E niente. E non ci fanno mai vedere le cose più belle. No, me lo devo fare piacere per forza. Se non mi piace. Finalmente lo dice. Sì, ma gliel'ha anche detto in un modo orribile. Ma pochezza. Quando io ero piccola mia nonna mi portava sempre al cimitero con sé, e quindi a me i fiori ricordano i morti. Non ho capito, cioè, lui ha regalato i fiori e lei gli ha detto che gli ricordano i morti. Povero uomo. Frisalvo! Ti ho ferito, non ti ho detto niente. Perché devo fare sempre io salvagente? Palle! In Spagna.